Siamo giunti nella seconda parte del nostro percorso, che vi porterà a visitare uno dei più bei musei del nostro territorio, il Museo Archeologico di Capua, che si trova nel Palazzo Antignano. Qui potrete vedere alcune delle testimonianze delle civiltà più antiche della nostra terra, che ci hanno lasciato dei documenti, in particolar modo delle sculture straordinariamente belle e interessanti. Tra queste abbiamo le Matres Matute. Sono delle statuette di diverse dimensioni, alcune abbastanza piccole, altre invece molto grandi, quasi come la figura umana, alcune molto antiche, come quelle che vedete rappresentate in questa immagine, dove la figura femminile è veramente stilizzata, sembra quasi essere un cubo e il volto è appena accennato. Comunque si capisce che si tratta di una donna per l'anatomia e poi c'è la presenza di un bambino tra le braccia. Quindi potete vedere, queste sono le più antiche, sono delle madri severe, sono delle madri che hanno un aspetto rigido e che stanno a rappresentare la fecondità, la fertilità che diventa un dono per tutti gli abitanti della regione. Poi col tempo queste iniziano a diventare più ricche di particolari, come vedete nelle immagini successive, dove si può notare anche la veste più dettagliata. Come vedete, questa è di età romana. I bambini tra le braccia in questo caso sono due, in altri casi possono essere sei, addirittura 12. Le matres stanno proprio ad indicare il culto della fertilità che rappresentava una ricchezza per tutti. Le testimonianze della romanità non sono finite perché qui potete vedere degli splendidi mosaici. Il primo è un mosaico pavimentale che rappresenta un coro, Schola Cantorum, come vedete sono tutti allievi e sono pronti a cantare. Il secondo invece è un particolare di un disegno molto più grande e nelle tessere che sono rimaste possiamo notare l'artiglio di un rapace, di un'aquila. Poi passiamo a delle testimonianze di altre epoche storiche. Dopo l'età antica abbiamo il Medioevo. In questo periodo gli abitanti dell'antica Capua, non sentendosi sicuri a causa delle invasioni di popolazioni straniere, decidono di abbandonare il luogo dove vivono e di trasferirsi in una cittadina, di creare una nuova città, quella che oggi noi conosciamo come Capua, che sorge proprio in un'ansa del fiume Volturno. Qui sono stati ritrovati alcune opere che facevano parte della porta d'ingresso della città, dell'arco d'ingresso della città. Tra queste ci sono, c'è proprio la terza immagine che rappresenta Capua. Durante l'epoca del Medioevo, molti sono gli abitanti della pianura che si trasferiscono sulle alture. Come vi dicevo prima, Caserta non esisteva, ma gli abitanti che vivevano a valle, cioè in pianura, decidono di trasferirsi sulle colline vicine, e fondano dei nuovi luoghi e centri abitati, come accade a Caserta Vecchia, il cui nome era Casa Irta, cioè casa posta in alto. Qui potete vedere l'immagine della cattedrale con il campanile e l'altro elemento importante dal punto di vista politico era invece il castello. Sappiamo anche molto bene che la città medievale era diversa da quella romana perché non ha più la pianta spacchiera ma pianta radiale, cioè come i raggi di una bicicletta, così le strade partono da un centro che è posto in alto e si diramano poi in varie direzioni. Poi adesso passiamo a un altro elemento che contraddistingue il nostro territorio, che è quello della Reggia di Caserta.
In linea d'aria, la Reggia si trova a brevissima distanza dalla nostra cittadina di Casaggiove e la stessa storia della nostra città è strettamente collegata alla dimora dei Borboni. Sappiamo che è stata costruita dall'architetto Luigi Vanvitelli e che proprio il 20 gennaio del 1752, il giorno del compleanno del re, fu fatta la cerimonia della posa della prima pietra. Sappiamo anche che nella nostra città sorgeva il quartiere militare borbonico, che inizialmente serviva come ospedale per poter curare tutti gli operai che lavoravano alla costruzione della Reggia. Ora vi faccio una domanda. Sono passati tanti anni, sono passati secoli da quei tempi, eppure tante cose sono cambiate. E la nostra terra, che è stata definita Campania Felix, che è stata definita terra di lavoro, oggi viene ancora conosciuta con questo nome oppure viene conosciuta con un termine molto diverso? Purtroppo a questa risposta dobbiamo rispondere negativamente. Dobbiamo dire che oggi la Campania Felix non è più tanto felice, soprattutto se si considera che viene di solito associata al termine criminalità, camorra, illegalità. Molto spesso si parla del Casertano come la terra dei fuochi, si parla del Casertano come il luogo dove i clan compiono tante azioni illegali e noi non possiamo negare l'esistenza, la presenza di questi problemi, però vogliamo dire che non c'è soltanto questo, che c'è molto di più. Basta accendere la televisione, ascoltare il TG per sentire parlare della provincia di Caserta come la terra dove ci sono ecomafie, spaccio di droga, tangenti, vittime innocenti della criminalità organizzata. Non possiamo far finta che ciò non esista e che non ci sia stato, ma dobbiamo dall'altra parte dimostrare ogni giorno con il nostro impegno che la nostra terra merita perché è costituita da tante persone che sono oneste, sono grandi lavoratori e che credono nella giustizia. Quindi è proprio questo che noi dobbiamo fare. Non possiamo permettere che la nostra terra sia identificata come la terra della criminalità. Guardate, questo è un esempio molto evidente. Quello che voi vedete è un manifesto che è stato realizzato in un bene confiscato alla camorra che si trova in questo caso a Teano. Come questo ce ne sono tanti altri che sono stati restituiti alla comunità e che oggi ospitano delle associazioni, sono diventate delle strutture aperte a tutti per accogliere, per dare aiuto, per includere ed è questa la campagna che ci piace. Allora, io voglio concludere con un'attività da far fare a tutti. Abbiamo parlato di storia, di cultura, di arte, di legalità, ma adesso ci soffermiamo su alcune delle tradizioni che riguardano proprio la provincia di Caserta. Vi chiedo di osservare l'elenco sottostante e di scegliere almeno una delle leggende che sono proprie della nostra terra. Fate una piccola ricerca e portate il materiale a scuola, poi lavoreremo insieme per scrivere le nostre leggende. Buon lavoro, ragazzi, alla prossima!